uomini, due veri duri, alla scoperta del grande continente, l'America! Un viaggio sulle strade più polverose per capire segreti e stranezze di una cultura lontana, da conquistare ad ogni costo, con grinta e saggezza. Come fa la macchina da polizia? Lost in USA! Giornata è finita, abbiamo mangiato leggeri, visto un sacco di cose, abbiamo visto il cratere del meteorite, abbiamo visto il Grand Canyon, che è veramente grande. Va bene, siamo contenti, adesso solita doccia, leviamo quel chilo e mezzo di carne tra i denti. La carne non fa bene. Allora, non posso fare una lamentela su questo viaggio? Vai. Perché in tutti i posti dove c'è da star lì fermi a contemplare qualcosa, al Grand Canyon, al meteorite, all'arco di St. Louis, tutti questi posti, non si può bere una birretta mentre uno guarda. Allora, visto abbiamo visto, detto abbiamo detto, giù non scendiamo. Giù perché è più bello da su e soprattutto perché dobbiamo rimetterci in viaggio. Beh, c'è anche un alternativo. Metti caso che per sbaglio, non dico che ci sfugga una gomma, ma tutte e due noi abbiamo finito il viaggio. Quindi, no, metti caso se scassa la macchina lì in mezzo. Quindi bello, beh, guardate che bello dall'alto. Cos'è che ci mancherebbe? Cioè, cos'è adesso che ci manca? Cosa mancherebbe? C'è di marshmallow? C'è qualcosa di... una matriccia... la ciliegina sulla torta. Una ciliegina? Il rosso magari. No. Mandami questo. Allora, se tocchi questo tasto con me... ci vorrebbe una figa. C'è un McDonald's! Adesso dimmi se qua da soli dentro il Bryce Canyon non ci stava bene. A una birretta. Un abbraccio. Quindi un abbraccio al un abbraccio al Brass. Un abbraccio e una birretta. Sì. Poi ti siedi qua. Domani mattina ti svegliavano i turisti. Sbaglio? Guarda, parla con il governatore. Dove siamo? Nello Utah? Intanto, no, siamo nell'Arizona. No, Utah. Arizona. Parla con tutti e due, col governatore dello Utah, allora, e dell'Arizona. Gentili signori, che gestite sia lo Utah che l'Arizona. E gestite una pizzeria. E gestite anche un po' queste situazioni qua. Secondo me il mio amico ha ragione, non è che uno può fare tutta questa strada e non trovare qui due salsicce, un pezzo di maiale, una costoletta. Anche un McDonald's a sto punto va bene. No. Tranne il McDonald's. Ok. Poi un'altra cosa, amici che gestite queste punte. Il Bryce Canyon. Queste punte qua. Tanto complimenti per come lo tenete e come l'avete fatto. Perché mi sa... sì. E vorrei... anche se si anche poteva se... migliorare. Potevate far di meglio, sì. È solo leggermente emozionante, potevate fare questo. E un'altra cosa, forse per la discesa no, ma un impianto di risalita con la birretta. Tu immagina da qui adesso una bella seggiovia. Adesso uno si fa tutta la strada che va giù da nessuna parte, una birretta, seggiovia, vai fino a su in cima. Ci okay. Conviene. Perché siamo gli unici rimasti dentro il Bryce Canyon? Fatti una domanda. Aspetta. Perché è tardi, fra un po' fa buio. Buio? Perché è tardi, fra un po' fa buio. E si attacca a Marca. Alca! No! È latino! È latino! È inglese! Siamo a Bad Water! Che vuol dire acqua cattiva!
molto cattiva, ma chissà perché. Forse è salatina? Non sappiamo. Forse qui c'era dell'acqua, quella poca che è rimasta è questa. Credo ci sia il divieto di balneazione. Non si può uscire. E poi c'è questa lunga passeggiata nel nulla su una lingua di sale. Che adesso ci facciamo? Vieni che ti porto, vieni. Siamo sotto il livello del mare. Ma sì, ma di tanto, 10-20 km. No, non esagerare. siamo. Raccontato non c'è. Cioè, raccontiamola come ci pare andare. Siamo un be. Un be si dice a Sassari, un'unità di misura. Ah. Indefinita. Siamo un bel po'. Siamo un be sotto il livello del mare. Un be sotto il livello del mare. Potevamo essere più precisi, ma. Questo si chiama bad. Bad water, acqua cattiva. Credo fosse, poi ci informiamo. Un lago salato. E infatti per terra c'è, guarda, c'è del sale. Sì, prendi un pezzo più grosso. Ma dai, cosa assaggi il sale? È salato? È salato. E stiamo per fare una cosa che si chiama Valle della Morte, apposta perché la gente, i cretini assaggiano il sale e muoiono. Invece noi ci siamo portati dietro finalmente. Finalmente, perché davate tutti gli spettacoli della natura in America, come abbiamo detto prima, non si può. Uno non può contemplare e bere una birretta. Allora noi ci siamo portati nel mezzo del cammin del deserto. Blocca la, se no è pubblicità. Questa birra gialla fresca. Fresca ancora per fuoco. Fresca e gialla, che apriremo con il mazzo di chiavi della macchina. Le chiavi della Cadillac. Guarda il disastro. Guarda se spacca. No! Spacca le chiavi. Ole! Che vi tengono. Quindi finalmente birretta nel deserto dopo il sale. Bevi. Quanti l'avranno fatto una birra ghiacciata nel deserto? Che non... Neanche noi, perché già non è più ghiacciata. Lo spot è così perfetto. Purtroppo ci sono ancora tantissime vittime della birra, non tanto per la birra, ma perché la bevono in posti poco adeguati, come ad esempio il deserto di sale.